Il nostro simpatico Lotti, dopo la scuola, dava sempre una mano alla mamma facendo delle commissioni e nel tempo libero faceva dei lavoretti al club del golf per permettersi degli allenamenti. Con qualche disavventura fu lì che capì che il golf poteva rappresentare il suo futuro. Kenton, un grande ex campione, lo aiutò a muovere i primi passi e grazie ai continui allenamenti, dopo aver superato delle prove assai difficili, riuscì ad essere ammesso al primo corso di perfezionamento. Con lui c'erano ragazzi più grandi e questo costituiva per il nostro giovane protagonista un'ulteriore difficoltà. Questi, infatti, stentavano a considerarlo un vero e proprio avversario. Cosa c'è? La gara di domani mi preoccupa. Forse avrei dovuto allenarmi di più. La 18ª buca presenta delle difficoltà. Non devo perdere l'opportunità di farcela. Sì. Devo mettercela tutta. Alla fine del primo corso, Lotti è ammesso al torneo per semiprofessionisti. Classificandosi tra i primi tre, Lotti avrà la possibilità di accedere alla prova d'ammissione per il secondo corso di perfezionamento del golf, quello cioè per professionisti. Il torneo si svolge sul campo di golf di Greenert, che incute soggezione anche ai veterani di questo gioco che affrontano per la prima volta il terribile percorso. Il torneo, che vede i concorrenti impegnati in gruppi di tre, ha destinato Lotti a giocare con Sammy e Victor, due giovanotti decisamente esperti che sembrano dare per scontato il loro passaggio al turno successivo. Lotti, al contrario, sembra essere alle prese con una prova al di sopra delle sue possibilità, ma non si perde d'animo neanche nei momenti più critici. Per lui qualificarsi è di estrema importanza. Cerca di ricordare tutto quello che il signor Kenton gli ha insegnato, osserva attentamente gli altri per tentare di migliorare il suo stile e i suoi risultati, continua a ripetere a se stesso che non c'è ragione per cui non debba farcela. Ehi, con soli 6 punti sopra sono arrivato 23°. È più dura di quanto pensassi. Il signor Lotti sul tee di partenza. Tocca a me, arrivo. Pensavo che non mi chiamaste più. Coraggio, mammina cara, devi fare la tua parte. Sei in forma, me lo auguro. Oh, hai visto? Ha tirato fuori quella mazza come se fosse un amuleto. Pensa che dandosi delle arie vincerà. Il vento si sta calmando molto rispetto a stamattina. Devo assolutamente recuperare qualche punto per raggiungere i miei avversari. E per superarli devo essere convinto di potercela fare. La prima buca è di 332 metri. Non è una grossa distanza, ma la pista ha come un leggero gomito. Concentrazione al massimo. Bilanciare bene il corpo. Il polso deve essere morbido. Se voglio superare quel gomito, devo spostarmi un po' a destra. Ha messo il piede destro troppo indietro. Non capisco cosa voglia fare. Effettivamente la buca è spostata sulla destra rispetto a lui. Aspettate e vedrete. So bene quello che faccio. Mi sono già trovato in una situazione del genere. Pronto? Spa! Captain! Oh! Visto, ha tirato troppo a destra. Finirà nel boschetto. Secondo me è un tiro eccellente. Cosa? Sì, è riuscito a dare alla palla un giusto effetto. Evviva!
Ci sono riuscito finalmente! Riuscirò a recuperare! Molto bene. Grazie, Sammy. Scommetto che né lui né Victor sospettavano che potessi riuscirci. Ci picchia, che bella posizione. E poi sembra essere estremamente concentrato. Hai visto come ha le spalle? Sembra che l'abbiano imbalsamato. Puoi stare zitto. Sembra che abbia tirato per scavalcare gli alberi. Finirà dritto sul green. Non avrebbe dovuto tirare a sinistra. Farà un'ellisse perfetta. La punta di quell'albero proprio non ci voleva. Devo riconoscere che aveva fatto un tiro straordinario. Ehi, ora mette via il ferro e prende invece un driver. A quanto pare Sammy, che ha tre colpi sopra, deve essersi reso conto che ha una buona occasione per avvantaggiarsi su Victor. È un tipo dotato di grande forza e di ottimo controllo. Ma dove vorrà arrivare con un driver? Oh, bravo! Quella pallina ha tutta l'aria di voler andare in orbita! Oh, sta andando più lontano del previsto! Che bel tiro! Oh, ha superato addirittura la pallina di Lottie! Coraggio, amico mio, bisogna lottare fino alla fine. Solo a causa del forte vento stamattina non ha usato il driver. Non immaginavo proprio che fosse così bravo. Mi ha imbrogliato! È un bel disastro se si perde la pallina qui. L'ho trovata! Vieni, Victor, presto! Ho trovato la pallina! È difficile, ma puoi riuscirci. Dov'è? Fammi vedere. Allora? Non sarà facile. Stamattina, per esempio, aveva trovato un varco tra le fronde. Ma qui il bosco è così fitto che non sembrano esserci vie d'uscita. Ho seri dubbi che ce la possa fare ad uscire da qui. Fatti da parte, sto per tirare, non vorrei colpirti alla testa. Certo. Mi chiedo cosa abbia in mente. Tutti questi tronchi sembrano formare una cortina. C'è una possibilità. Basta dare il giusto effetto e colpire con una certa forza. Già, ma giochiamo a golf, non a biliardo. Cosa ti dicevo? Gli è riuscito! Di strada non ne ha fatta molta. In ogni caso ha dimostrato di saperci fare. Stamattina era molto più approssimativo. Ora è la sfortuna che gli ha impedito di arrivare sulla piazzola. Sua madre gli ha portato il pranzo e questo sembra averlo rimesso in forma. Cosa? Sì, forse hai ragione. Effettivamente ho notato che quella donna è molto premurosa nei confronti del figlio. Lo segue praticamente dappertutto. Mi piacerebbe che anche la mia mamma si appassionasse al golf e al mio gioco.
Dimmi, figliolo, se vincerai questo torneo, diventerai un professionista. Mamma, ti ho già spiegato mille volte che se riesco a qualificarmi bene, potrò solo accedere al corso successivo di perfezionamento. Vedo che questo è uno sport che ti appassiona molto. Mia madre non è che ci capisca molto, comunque è dalla mia parte, e questo è l'importante. Oh, ora che ci penso, ho dimenticato di avvertirla che non sarei andato a pranzo. Speriamo che non si preoccupi. E ora, Victor, cosa starà progettando? Ehi, hai intenzione di riprovare a passare nel tunnel di rami? Questa volta o mai più. Beh, speriamo che il tiro gli riesca. Guarda come fila! Forza, pallina! Ci mancava solo quella radice. A quanto sembra non è in giornata. Eccola, comunque avrebbe potuto andar peggio. Gli è andata bene questa volta. Non c'è motivo di preoccuparci. Ma il green è lontano. Secondo me, da questo punto, se tirerà troppo in alto, colpirà le fronde di un albero. Mentre se tirerà debolmente, finirà nel bunker di sabbia. Del resto, con un tiro teso, la pallina toccherà la piazzola, ma poi rimbalzerà via. Non vorrei trovarmi davvero nei suoi panni. Sono curioso di vedere come tirerà questa palla. Scusami, ma devo chiederti di allontanarti. Cosa? Non riesco proprio a concentrarmi con te che mi stai intorno e continui a parlottare. Scusami, non volevo. Vieni, allontaniamoci. Sì. Mi sembra che si sia innervosito molto per quello che gli è successo. No, non ho proprio tempo da perdere con i problemi degli altri. Devo preoccuparmi dei miei. Io sono 6 sopra. Chissà se riuscirà a farcela con l'erba così alta. Ho mai visto un tiro così teso. Niente male. Ero certo che l'erba alta che circonda la piazzola del green avrebbe bloccato la palla. Ehi, congratulazioni, Victor. È stato un tiro eccezionale. Adesso bisogna soltanto andare in buca, ma ho idea che non sarà uno scherzo. Ecco, dovrebbe essere adatta per un tiro di avvicinamento. Bene, ora è il mio turno. Devo tener conto del vento, è un fattore importante. La cosa fondamentale è che la palla arrivi sul green e che non venga ostacolata dall'erba alta. Quindi devo stare attento a non fare un tiro né teso né alto. Ecco, sono pronto. Presa sicura. Spa. Gepti! Ce l'ho fatta, vai in buca! Per dindirindino, ho dimenticato che il terreno di pomeriggio è più asciutto e la palla acquista velocità, oh no! Lotti, qui non siamo a teatro. Niente tragedie per un colpo sbagliato. Tra l'altro mi innervosisci impedendomi di concentrarmi. Scusa, non volevo. Sammy è un tipo molto preciso. Sembra voler misurare tutto prima di fare un tiro. Comunque ha l'handicap degli occhiali. La sua vista non deve essere molto buona. Ehi! Non penserà mica di andare in buca con un colpo solo, vero? In quel caso mi lascerebbe indietro e finirebbe alla pari con Victor. Andando dritta in buca, è un tiro straordinario. Vai, bella, continua così. Permetti, Victor? Certo, fa pure. Proprio un bel tiro.
Veramente io... Vuoi segnare la tua pallina, per favore? Sì, naturalmente. Effettivamente Sammy è bravissimo, ha proprio classe nel tiro. Anche Victor è bravo, ma è un po' più impreciso ed è evidente che sta conducendo una sua gara personale con Sammy. Non vuole essergli da meno. Com'è possibile che abbia sbagliato quel tiro? La metto in buca. È evidente che non è la sua giornata. Non ha mai sbagliato tiri così facili. Probabilmente è troppo teso. Avrà paura di far brutta figura davanti a sua madre. Ehi, Lottie, cosa aspetti? Già, è vero. Tocca a me. Quando sto vicino a dei bravi giocatori mi distraggo e non dovrei. Ora, se voglio sperare di recuperare qualche punto, devo andare in buca con un solo tiro. Loro a questo punto sono alla pari. Forza! Non mi guardano neanche. Evidentemente non mi reputano degno della loro attenzione. Se vado in buca con un colpo, posso recuperare. Devo concentrarmi. Per pensare al punteggio stavo trascurando di concentrarmi sul tiro. Ecco, il corpo raccolto per un tiro morbido. Evviva, ce l'ho fatta! Ma come? Ve ne andate così? Quei due non mi considerano minimamente, ma gli dimostrerò che si sbagliano di grosso su di me. Sono giovane, ma non proprio inesperto. Sto recuperando. Comunque la partita non è finita. Non mi hanno neanche aspettato. Non è un gesto carino da parte loro. Inutile prendersela. La cosa più importante nel golf è la capacità di concentrazione. Metterai i tuoi avversari in soggezione, mostrandoti sempre concentrato. La vera nemica dei tuoi avversari è l'impareggiabile fortuna che ti accompagna. Perché tu di fortuna ne hai da vendere. La prossima buca ha dei coefficienti di difficoltà elevati. Eppure i miei avversari non sembrano preoccuparsene. Ora che sono pari, forse pensano ad uno scontro a due, senza considerare che ci sono anch'io. Lottie, perché ti stai agitando? Ma Taki... Dimmi una cosa. Ogni partita sembra essere decisiva per la tua vita. Non pensi che potresti giocare più serenamente ottenendo magari risultati migliori? Ma non saprei. Taki, ti ho mai detto che sei una ragazza straordinariamente carina, eh? Oh, smettila di dire sciocchezze. Oh, scusami. Sai cosa mi ha detto il signor Kenton? Lottie è un ragazzo che utilizza al massimo le sue capacità quando si sente messo alle strette. Ci sono! Ecco perché mi ha consigliato di partecipare alla gara del Country Club di Green Earth senza conoscere minimamente il percorso e solo con un blocchetto da punti. In questa buca sarò io a condurre il gioco. Devo risalire in graduatoria. Non ho alcuna intenzione di stare a guardare gli altri che mettono la pallina in buca prima di me. Guardate pure i vostri appunti. Non vi serviranno un granché. Sì, perché sono più che deciso a vincere la partita.